Ok. Combinato un casino? Si è ristaccata la diretta. Geniale, geniale. Ok. Non potevate pensare che ci beccavo subito al primo colpo, no? Quindi. Ma adesso arrivo. Vediamo se li recupero tutti. Dai che vi ho beccati ormai, vi ho ribeccati tutti. Oh, bene, bene, Vincenzo, si è connesso anche Vincenzo, il nostro web manager. Perché lui dovete sapere, Vincenzo, vorrebbe che io facessi più che i concerti, le canzoni, dei programmi televisivi direttamente sul web. Oggi mi ha proposto una cosa, vedremo, vedremo, vedremo se farlo o no. Comunque, vai con i commenti, dai, così vi leggo. Allora. Allora, tra l'altro, ragazzi, sarò, tra altre cose, vi facevo vedere nella diretta prima che mi cascasse la linea, vi facevo vedere che sarò in un posto il 27 febbraio a Belgorod, in Russia, che è un posto che tra l'altro dovrebbe essere anche più vicino all'Italia, perché è sotto Mosca. E in Russia mi ha invitato Borislav Strulev, che è un mio amico, leggo il nome perché è complicato, Borislav Strulev è un violoncellista pazzesco, che è veramente una superstar russa, e mi ha invitato, io sono molto onorato di andarci a questo suo festival, che è durante il Belgorod Music Festival internazionale. È un festival internazionale e una delle serate di questo festival è dedicata a lui ed è il Borislav Strulev and Friends. Io sono uno di loro, dei Friends. E sarà divertente perché c'è l'orchestra, lui ha tutta un'orchestra filarmonica, lui è un violoncellista, vi dicevo, incredibile, quindi sarà bello. Fammi leggere intanto Sara Nek Antonelli. Nek come Nek il cantante? Oh, Pierluigi, guarda, grazie Pierluigi pure, ma che storia. Allora, tra le altre cose c'è Vincenzo che mi segnala che siamo in più di 8300 sul canale YouTube, quindi mi raccomando, continuate ad iscrivervi sul canale perché, a parte il fatto che potete rivedere la diretta anche lì direttamente, ma domani verrà caricata, ma anche tutti i video, tutto il resto di video importanti li vedete lì, sono tutti collegati uno con l'altro, quindi se volete fare veramente una scorpacciata di rock and roll, ecco, quello è il posto giusto. Allora, vediamo un po' le domande che mi fate, vediamo così rispondo. Allora, ho visto il tuo concerto ad Ostuni, speri di vedermi di nuovo, grazie. Beh, Cosimo, certo. Poi vediamo. Da Belfast, bestiale. Poi quando passo in Veneto, ma in Veneto sono stato 10 giorni fa. 10 giorni fa eravamo a un posto che si chiama Matto Rosso, che è un locale molto carino, tra l'altro. Sono stati, era pienissimo di gente e tutti mi dicevano: no, perché il pubblico veneto è un pubblico freddo, vi siete ammazzati. Qui bellissimo, è stato divertentissimo. Tantissima gente e quindi bene, mi dicevano guarda è molto complicato, la gente sai, è fredda, io dicevo guarda che noi poi ci si diverte e infatti ci siamo divertiti. Allora, dopo adesso leggo un po' i commenti, poi tra poco vi faccio tutti gli brani che volete, l'accenno, vedo uno mi chiede un pezzetto di Fiori di Maggio, un concerto, un pezzetto Non mi credere, che tastiera usi? Ecco questo domandone, io ne ho tante in realtà di tastiere. Questa che vedete è una RD700 GX Roland, che è usata come tastiera muta perché poi utilizzo per quando sono in studio, utilizzo tutti i plugin, quelli del, non so, Omnisphere, Kontakt, tutte queste robe qua. Dal vivo invece, quando non ho il pianoforte vero, quindi Yamaha, ho una CP40 della Yamaha. La tastiera, prima ho avuto Cavai per un breve periodo perché avevo collaborato con l'azienda
Poi dopo ci sono stati dei ricambi, praticamente abbiamo optato per questa qua, questa CP4, CP4 mi sa che si chiama. Però io prediligo il pianoforte via, di solito quando è possibile abbiamo il pianoforte sempre Yamaha, Yamaha perché ha un suono più chiaro, mi piace di più, è proprio più legnoso, insomma, dire, un po' più brillante. Allora, vediamo un po' le domandone, andiamo con le domandone. Ah, Sara Neck, Neck il cantante, certo. Allora, Nico mi dice, ti seguo da quando ti conoscevano in quattro. Grande, beh, eravamo cinque con te. Allora, Francesco Termini mi chiede, ciao, da pianista, conosci e o apprezzi Michel Petrucciani? O Petrucciani? Se sì, hai un rapporto particolare con la sua musica oppure l'hai lasciato e ti ha ispirato in qualche altro modo? Lo hai ascoltato e ti ha ispirato in qualche altro modo? Michel Petrucciani è un grandissimo pianista. Io ho visitato anche la sua tomba, che tra l'altro è vicino a quella di Chopin e di tanti altri personaggi. A Parigi, tra l'altro, vero? A Parigi. Comunque, Michel Petrucciani, ho visto ultimamente, beh, un grande pianista, chiaramente jazzista più che altro, suona per il Papa, ha fatto un sacco di cose incredibili. Aveva ovviamente dei problemi fisici che non gli permettevano, che non gli hanno permesso di, insomma, purtroppo è morto molto giovane, però ha avuto questa vita pazzesca perché lui aveva delle, lui per suonare, mi ricordo che lo raccontavano anche i suoi musicisti, quelli che poi l'hanno conosciuto, hanno suonato con lui fino alla fine, diceva che lui faceva delle tournée estenuanti, suonava sempre e quando suonava gli si rompevano, a volte gli si rompevano delle ossa. Si lussava le spalle, si lussava il braccio, si lussava tutto. Era veramente ogni volta era una grande sofferenza per lui. Ebbe molte donne. Personaggio incredibile, Michel Petrucciani, molto interessante anche da. Andatevi a vedere i suoi documentari. Comunque, vabbè, Petrucciani è un gigante del jazz. Io lo conosco, ma diciamo, attingere qualche cosa sicuramente anche da lui. Però qui parliamo di un genio assoluto. Allora, poi vediamo. Vieni a Trapani, organizziamo un bel concerto. Giuseppe Oddo. Allora, guarda, Giuseppe, ti spiego come funziona. Io vengo quando sono invitato, quindi non è che vengo e mi impongo per forza. Quindi la cosa fondamentale, se qualcuno organizza il concerto, è quella di contattare il management. Cosa vuol dire? Vuol dire che puoi mandare un messaggio qui sulla pagina Facebook. E ovviamente poi verrà rigirato al manager oppure direttamente al manager con info@metiuli.it oppure via cellulare al 349-4340-475. Ti risponderà direttamente il mio manager, si chiama Francesco Fabri e con lui puoi parlare di tutto e organizziamo un concerto sicuro. Allora, vediamo. Vediamo che mi scrive qua, aspetta, poi. Allora, a noi interessa, Cristina Migliano mi dice, ma a noi interessa l'Italia soprattutto, quando torni a Black Horse? Allora, io non lo so quando torno a Black Horse, tornerò, sono stato da poco, però sai che sono legato a quel locale in maniera indissolubile. Vedremo, vediamo, vediamo, sai, i concerti comunque nella zona sono tanti, quindi bisogna gestirli in una maniera tale, cioè, insomma, ci sono delle clausole nei contratti quando sono i concerti che non ti permettono, se prendi una data in un posto, poi di andare a farne un altro in un raggio e in un periodo troppo vicino, altrimenti costano le produzioni, no? Quindi non si può fare. Però a volte lo facciamo, quindi insomma, dipende, bisogna beccare il periodo. Ciao dalle Marche, Luana, mi scrive dalle Marche, grande. Ah, ditemi da dove scrivete, ragazzi, mettetemi le città da dove scrivete così vedo se ci sono già stato. Ah, ti ricordi quando Red ti ha portato a Guastalla sulle rive del Po? Onestamente no, però sicuramente con Red abbiamo fatto talmente tanti quei concerti, siamo divertiti talmente tanto in giro per l'Italia che non mi ricordo, anzi salutiamo Red Ronnie pure. L'ho sentito qualche giorno fa, tra l'altro. Allora, fammi vedere. La canzone, Gisella, adesso arrivo. Giuro che la prima è la tua, ragazzi, la prima è per Gisella, dedicata, perché già ieri ho fatto una piccola diretta che poi non l'ho lasciata sulla pagina, l'ho eliminata, l'ho fatta sia su Instagram che su Facebook. Gisella voleva una canzone, allora adesso gliela dedichiamo. Mi sento un po' quei cantanti neomelodici sui canali privati delle televisioni napoletane. Allora,
Pierluigi fa la battuta dei cavalli. Allora, vediamo. Anche io uso Roland. Allora, ciao Matteo. Sto aspettando di venire a vederti per la nona volta. Sabrina Arcaini. Buon gustaia, brava. Brava, così si fa. E non c'è 9 senza 10, ricordo. Marco Marta mi dice, pensare che i primi concerti a Roma eravamo in pochi. vabbè, vediamo. Ciao grande, non mi credere, guarda, Riva dei Ginepri. Ciao ragazzi di Riva dei Ginepri, bellissima cosa, che spiaggia ragazzi quella lì. Spiaggia incredibile, dove ci vanno delle grandissime superstar internazionali, attori, pazzeschi, ogni tanto passa qualcuno da Riva dei Ginepri. E va che ci vediamo presto, tra l'altro, dai, passo da voi. Allora, mi piacerebbe venire a vederti. Marina Orioli scrive. Allora, Jacques Gentile mi scrive: io ho la Yamaha S90, la conosci? No, ma sarà buona di sicuro. Richiedo di suonare un accenno di Can't Take a Bite, una canzone di Elvis. Infine, la più bella canzone d'amore. Bello, grazie. Quella è proprio una bella canzone. Il tuo figlio, la Salunga. Allora, Trapani, vediamo. Claudio Morosi, ma va! Quando Soria? Soria era un quartiere di Pesaro. Allora, mi saluto. Dalle Canarie, da Matera, da Chieri, in provincia di Torino. Castel di Sangro invece, beh sì, certo che ricordo. Benevento, poi vediamo. Nel comune di Fiumicino, Roma. Poi Nino mi scrive che sono veramente uno forte, grazie. Vediamo. Allora, ragazzi, io verrò un po' dappertutto. Parliamo delle date? Parliamo delle date che vado a fare tra poco. Adesso ve le racconto tutte. Guarda, scritte qua. In questo periodo non sono neanche tantissime perché abbiamo chiuso l'anno scorso con 103 concerti, poi ne ho fatti subito 2 di gennaio, quindi 105 concerti nel giro di un anno, sono tanti, eh? In 7 paesi del mondo diversi. Quindi abbiamo viaggiato tantissimo. Adesso ci fermiamo un attimo perché, ragazzi, dobbiamo fare un nuovo disco. Dobbiamo scrivere alcune canzoni del nuovo disco, arrangiare il nuovo disco. Non vedo l'ora che esca, ovviamente dovremo aspettare un po' perché ci sarà tutto il tour estivo prima e poi usciremo a bomba con il nuovo album. Il titolo non lo so ancora, le foto non le abbiamo ancora fatte, però stiamo lavorando sui brani. Pensate che domani ci sarà qui in studio, anzi magari facciamo anche una breve diretta, uno scambio così anche su Instagram. Ci sarà qui con me, proprio qui nel mio studio, non, in realtà forse qui o forse da Nicola Fragile, dobbiamo capire. Comunque lavoreremo da domani mattina ad alcune canzoni con Gennaro Porcelli, che l'avete visto con me un po' di volte, lui è un grande chitarrista di Edoardo Bennato, suonato con me anche al Blue Note di Milano, perché voi avete saputo che Frank Carrera ha avuto dei problemi alla schiena, si è assentato per 3 concerti e allora io ho pensato, c'è solo una persona che può veramente venire a suonare con noi e creare quella magia, è venuto proprio Gennaro e domani sarà qui con me. Poi vi racconto anche una cosa di stasera invece, che andrò stasera solo come dire, da cliente, dopo vi dico, qui a Milano. Comunque, allora, i prossimi concerti fondamentali sono questi. 18 e 19, Verrier Le Buisson, o almeno una roba simile in Francia. Praticamente ve lo dicevo all'inizio della diretta, prima che si staccasse la connessione, perché ho fatto un errore, è un posto che praticamente è Parigi, sotto Parigi. Io atterrerò a Orly e poi andrò in questo posto, mi verranno a prendere. Poi, l'8 febbraio invece, sarò a Castel San Pietro Terme, a Bologna, piano solo, al Teatro Cassero. Lì, al Teatro Cassero ci divertiremo un sacco, sarà una stazione intima, non sono tanti posti, sono già finiti praticamente i biglietti, quindi mi raccomando, datevi da fare, se volete il biglietto dovete andare in biglietteria lì a Castel San Pietro oppure attraverso il mio sito trovate il link, tutti i link, i numeri di telefono, ci sono diverse cose per la prenotazione, ma i biglietti sono molto pochi, addirittura si pensava di aggiungere una data, non so se sarà possibile. Comunque, non è ancora confermato questo, però la data dell'8 febbraio invece sì. Poi cosa abbiamo? Il 27 febbraio sarò a Belgorod in Russia. Ve lo dicevo prima, Belgorod Music Fest con il mio amico Borislav Strulev. E poi invece torniamo in Italia perché l'1, 2 e 3 marzo sarò a Milano, al Teatro Delfino, con la band, concerto pazzesco, rock and roll bomba. Il teatro non è grandissimo e quindi abbiamo pensato di fare 3 concerti di fila. Mi raccomando. Anche per questo c'è il link sul mio sito internet, metteoli.it, per avere tutte le informazioni riguardo i biglietti sul sito del Teatro Delfino. Da lì potete cliccare, si acquista facilmente. E è una serata pazzesca, ci divertiremo un botto. Canto una canzone e poi cioè,
Gisella, cantiamo la canzone Gisella e poi leggo ancora i vostri commenti e andiamo avanti perché c'ho da raccontarvi un'altra cosa di stasera. Fammi fare prima, fammi scaldare un attimo, no? Fammi scaldare un secondo. Un pezzetto solo. Sono quello sbagliato io che fa pugni con sé e per questo che a modo mio vieni prima di me. Hai raccolto i miei pezzi tra mille passanti guardando giù. Ho imparato che dopo un abbraccio sono tutte parole in più. Se ti dico che non tremo quando sei vicino a me, non mi credere, non mi credere. Quando scappo, quando vediamo, intanto mi si spengono le luci. Allora, vediamo chi scrive. Lucky Old Sun. Lucky Old Sun, io non me la ricordo, ragazzi. Era una bellissima canzone, la cantava Jerry Lewis, però io ora non me la ricordo. Lucky Old Sun, give me nothing. Qualcosa di simile. Conosco il brano, però. Allora, Luana scrive: carissimo Matt, il tocco della tua musica è strepitoso, fai muovere persino me che con i miei 100+ kg non riesco a stare ferma. Grande. Allora, fammi vedere ancora chi scrive. Buonasera da Taranto. In Belgium, from Belgium, Dominique. Quando mi rivedrete a Pesaro, Daniela Di Giovanni? Allora, a Pesaro, per strada, a Pesaro, di tanto in tanto ci passo, perché la mia famiglia è tutta lì a Pesaro, però, anche se io vivo qua a Milano, però, in concerto non lo so, anche se, ti dico la verità, c'è un vociferare su magari questo 2019, ecco, potrei ripassare a teatro da qualche parte, quindi non demordere. Di sicuro, ecco, se vuoi vedere un concerto, la cosa migliore da fare è quella di magari prendi la macchina, fai qualche chilometro, neanche tantissimi, perché poi magari Bologna è vicina, cioè, sono tanti posti dove passo, dove vado, e quindi magari dai, vieni a vedere da qualche altra parte. Claudio Morosi. Grazie Claudio. Claudio Morosi, che mi scrive qua, adesso vi leggo cosa ha scritto, è un grandissimo immondista, pianista pazzesco, ma con me ha suonato Lemmon, lui suonava le tastiere e il suono del Lemmon in particolare, era veramente uno specialista, grande jazzista. Ciao Claudio, ancora fan tu abiti, vero? Lui mi dice: a parte gli scherzi, ti ricordo con grande affetto in tutto il tuo entusiasmo e umiltà e talentuosa arte, perciò ti auguro infiniti successi perché sei bravo. Grazie Claudio, davvero complimenti di un grande pianista sono, eh? Grazie. Allora, Maurizio, beh, come no, volevo proprio salutare proprio adesso, mi è venuto in mente, volevo salutare Simone, voglio proprio mandarti un abbraccio, ecco, so che ti piace tanto la mia musica, quindi bene.
Bene, sono felice. Ti è piaciuto l'ultimo disco? Ce l'hai l'ultimo disco? Ehi, attenzione, hai l'ultimo disco. Vi faccio vedere l'ultimo disco. State buoni lì? Che lo prendo da qua, guarda. Lo prendo da qui, dalla teca degli album. Guarda un po'. Toh, faccio anche la pubblicità all'anno. Questo disco ti viene a comprare il papà. Allora, no, mi raccomando, date una chance all'album se non l'avete già fatto, ma penso che voi che mi seguite così in maniera assidua, sicuramente lo avete già ascoltato. Ma sì, perché ragazzi, allora, io volevo ricominciare col 2019, ricominciare le dirette a me piacciono un sacco, perché io posso parlare con voi direttamente, in diretta, ed è fichissimo, perché voi mi scrivete, io perdo il filo dei discorsi perché vi leggo, però vabbè, non importa, tanto cioè, siamo tra amici. Grande Matthew, erede di Jerry Lewis. Allora, da Piacenza, domanda strana ma curiosa, ma sono curioso, mi dice Francesca Paratici, non lo so. C'è una tonalità in cui preferisci suonare? Guarda, allora, io le tonalità comode, ma per chiunque, credo che siano, sarebbe quella di Do, sicuramente. La mia tonalità vocale corrisponde a quella di Do, a volte vado in Sol, a volte in La, in Fa e in Re. Dipende dalla canzone. Quelle comode sono Do, Sol, Do e Sol, praticamente quelle più comode sono quelle lì, però le mie canzoni girano su un sacco di tonalità, quindi dipende dal brano. Ad esempio, Mack the Knife, che tu senti nell'album, quella che fa così. You know what a shock baby, yes I'll be there, and it shows them pearly white, just a jackknife, well it's not like a hit baby, and it keeps it out of sight. You know what a shock box, whiskey thrills, got a bellows, dark as bread, fancy logos, where it's on like a heat bed, so they'll never, never, never trace her in. On the sidewalk, blue Sunday morning, lies about it, just suits your life. Someone sneaking around the corner, there's someone to meet, Mack the Knife. Te l'ho fatta perché era in si bemolle, che non è una tonalità comoda, però era la tonalità che mi serviva su questa canzone, l'ho usata. Dipende dal brano. Dipende dal brano. Jacques mi dice, pelle d'oca ragazzi, grazie. Vediamo perché sono rimasto un po' indietro. Mi scrivete un sacco, quindi bene. Ah, vi volevo chiedere, visto che siamo in tanti, condividiamo la diretta. Se condividete la diretta sulla vostra pagina, aumentiamo di numero. Quindi, ecco, vi fate un regalo. Se lo fate, fatelo ora. La condivisione è importante, ragazzi, quella roba lì. Non guardate soltanto, ma condividete. Allora, dici il nome del gel per tenere i capelli. Vuoi sapere che gel uso? Allora, io sopra ho, piano di sopra, questa è casa mia, di sopra c'è il bagno dove io mi metto a posto i capelli, lì ci sono diverse. Ho una cera, la cera, tirami quello. Eccolo, guarda. Pubblicità a questo qui che è Invisifix 8 della L'Oreal Studio Line. Ok, questo è uno. Intanto ho rotto casa mia, lo fa lo stesso, ho rotto il muro, va. Allora, però Jacques fa la domanda, io devo rispondere. Allora, Roberto mi dice: ciao Matt, sei un grande artista, come poche ormai parola di un grande fan di Elvis. Grazie Roberto. Poi amico Mariella mi scrive: ciao Matteo, mi mancavi, non ti vedo dalla serata Martina Franca. Ricordi che c'erano anche i pinguini? Ma sempre bello, tu bravo, simpatico. Un accenno di Fiore di Maggio, ma come faccio? Certo, Fiore di Maggio subito immediatamente. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, sole ce l'hai dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore, e c'hai scosso dal cielo
non eri tu. E quel sole c'è, hai dentro al cuore, sole di primavera, sopra lo scoglio in maggio è nato un fiore. È nato un fiore. Ok, vediamo un po'. Domande, è il momento delle domande, ragazzi. Cioè, adesso queste nuove dirette, nelle nuove dirette c'è il momento delle domande. Curiosità, domanda. Voi chiedete, io rispondo. Allora. Maurizio, vediamo. Ah, Maurizio, bravo, l'avete preso quando sono andato in Puglia. Bravo, bravo, fatto bene. Il disco, il disco. Allora. Recentemente ho visto in TV qualcuno che proponeva il tuo sound, ma non c'è paragone. Vabbè, grazie, grazie mille. Vediamo, Nando. Allora, Laura, applausi, grazie. Certo, già fatto. Barabba. Gisella, uè, non mi hai scritto, te l'ho dedicato una canzone prima, non mi scrivi neanche, non lo so, io una riga, boh. Ah, sei simpaticissimo, ha scritto. Allora, vediamo un po'. Salutiamo di nuovo Dominique, che è dal Belgio. Ciao Matt, butta un Ray Charles. C'era la ricerca, c'era questa che era una ficcata, solo anche se mi viene. Il testo della strofa non lo sapevo, ma fa lo stesso. Suonava tipo solo, no? Stupendo fiore di maggio. Non sono riuscito a condividere la dedica che mi hai fatto. Ah, Gisella, la prossima volta. Allora, vediamo. Matthew. Aspetta, non ho capito questa roba qua che mi scrive Domenico. Matthew, mio cugino, tu talk poi. Aspetta, fammi vedere chi sei però. Ah, cacchiarola, ho capito. Beh, sono felice. Bene, Domenico. Salutami, Enrico. Parli di Enrico, no? Allora, vediamo. Allora, Isabella mi dice, una domanda, ma tu riesci a vederti le dita quando si muovono sui tasti? Ma io non le guardo, in realtà, cioè proprio le guardo, ma non con l'occhio di uno che guarda le dita, qua sono nella testa le cose, no? Parte dal cervello tutto il messaggio, poi le dita vanno non da sole, perché però c'è un ragionamento, ci sono dei ragionamenti. Allora, ho avuto la fortuna di ascoltarti a Cuneo. Ah, ecco, Maria Luisa Camusso dice: sei grandioso, ho avuto la fortuna di ascoltarti a Cuneo grazie alla mia cuginetta che è una tua fan sfegatata, sei bravissimo, grazie. Allora, quindi Marina dice: che ne pensi di Peter Benz? Allora, è un bravissimo pianista Peter Benz. Noi abbiamo fatto, io, Peter Cincotti e Peter Benz, abbiamo fatto un festival insieme. Era la città, adesso io non me la ricordo, mi ricordo, però era quest'estate. Festival bellissimo, posto bellissimo, un anfiteatro favoloso. E abbiamo fatto questa serata, dove in realtà erano tre serate di fila,
c'era Peter Sincotti la prima, la seconda c'ero io e la terza c'era Peter Bench. È un bravo pianista, bravissimo pianista. E, vediamo, poi facciamo cose diverse, lui non canta, fa un altro tipo di musica, però molto bravo. Allora, dovrei cantare in coppia con Gisella. Grande Gisella. Allora, Miki, Elisabetta, aspetta, Elisabetta mi chiede, Miki vorrebbe sapere quanto ti esercitavi al pianoforte da piccolo. Un sacco, sempre, stavo sempre al pianoforte. Da 11 anni però, non prima, prima giocavo. Poi a 11 anni invece giocavo un po' meno e studiavo di più. Mettila nel disco nuovo, Hit the Road Jack, dai, carina. Ti ho risposto, Marina, mi ha riscritto cosa ne penso di Peter Benz, te l'ho detto, no? È bravissimo. L'ho ascoltato in realtà non con molta attenzione, però alcune volte ho avuto, sai, video quelli un po' virali, li ho visti anch'io e insomma, è molto bravo. Molto bravo, un bravo pianista. Allora, facci sentire Modugno, che bella questa diretta. Ah, beh, Rosalba Nigri. Sono ricominciate le dirette del 2019. Allora, per caso hai anche la passione per le auto americane? No, cioè non, nel senso mi piacciono, ma non ne ho, non sono macchine che acquisterei onestamente. Mi piace vederle. Tu intendi macchine americane? Ah, macchine americane degli anni 50-60, sì. Sono molto belle da vedere, ma onestamente non la guiderei. Il mio garage non potrebbe tenere una roba come una Cadillac di quel calibro lì, erano lunghi, non so, 18 metri, tipo. Erano lunghissimi. Però sono belle, sono molto belle da vedere. Soprattutto nei fest, mi capita spesso di vederle quando sono stato a Summer Jamboree, l'ho viste, sai, anche qua a Milano fanno intanto dei festival rock and roll dove magari passo. Allora, vediamo che ora è. È tardino. Allora, stasera vi dicevo, andrò un po', faccio pubblicità a qualcun altro per stasera, perché stasera al Sound Music Club di Milano, in via Mecenate, in zona Mecenate, c'è il concerto di un mio amico, Slim Jim Phantom, che è il batterista degli Stray Cats, grande rock'n'rollista, suona insieme a Jenny V e Brando, che è un altro mio amico. Ci sarà poi il DJ set di Ringo, DJ Ringo di Virgin Radio, anche con lui ci conosciamo bene. E l'apertura la farà il mio amico Gennaro Porcelli, quindi tutta una banda di amici miei, quindi andrò lì ad ascoltarli. Sarà una bella serata di rock and roll. Allora, al Summer Jamboree suonerò ancora, non lo so, sai, i festival in generale i festival cambiano poi gli artisti di anno in anno. Io ho suonato l'ultima volta nel 2015, chi può dirlo? Potrebbe essere anche che verrò a suonare al Summer Jamboree, non lo so. Adesso suono. Allora, viene Marotta. Mai in Romagna? Come mai in Romagna? Adesso in Romagna. Vengo a Castel San Pietro Terme. Anche se... Ma, dai, fai un paio di chilometri e arrivi, dai. Vengo. Castel San Pietro Terme, sarò il... Non è Romagna, non sarò cos'è, Emilia, Roma, non so. Comunque, Castel San Pietro è provincia di Bologna. Quindi, siamo in bolla. Siamo in quella zona lì, l'8 di febbraio al Teatro Cassero, quindi mi raccomando, anzi dati da fare velocemente per i biglietti perché sono belli che finiti. Vi canto una canzone. Was you there too? Well,
Messaggio. Oh, allora vi volevo dire, ragazzi, sempre perché qui io su questo computer vedo quello che mi dice il nostro caro, ormai lo conoscete tutti voi, caro Vincenzo Paparella, che è il mio web manager, e mi dice di chiedervi assolutamente, e lo voglio fare perché è veramente fondamentale per me e per tutta la mia musica e tutto quello che vi racconto, di condividere la diretta con i vostri amici. Quindi fatelo sulla vostra pagina Facebook. Poi, ragazzi, un'altra cosa importante è, siamo ormai arrivati alla soglia, non manca ancora qualcosa, però arriveremo presto a 10.000 follower anche sulla pagina, sul canale YouTube. Quindi è molto importante che voi facciate l'iscrizione se non l'avete già fatta. Mi raccomando. È certo che sono carico, sempre carico. Cara Laura, sono sempre carico. Allora... Allora, vediamo. In Sardegna ci tornerò di sicuro, sono stato in tanti posti quest'estate, tornerò. Tra l'altro sono uscite proprio ultimamente delle foto di quando ho fatto il concerto alla Maddalena. Quindi andate a vederlo, tra l'altro che mare, ragazzi, che roba. Cosa non ho visto quel periodo lì, perché eravamo in tour fitto, sempre in giro, però siamo stati un paio di giorni in Sardegna. Il pomeriggio, che non avevamo da fare prove, eccetera, eccetera, abbiamo fatto un giro. Roba pazzesca, ragazzi, veramente dei posti che l'Italia. Allora, Rosalba, grazie per avermi citata, ma ci mancherebbe, qui siamo qua apposta, veramente, questa è la diretta, intanto qui mi mandano anche i messaggi, però dall'altra parte, però stesso, la diretta, questa qua è bella perché si parla, proprio è naturale, nature, no? Allora, Giovi mi dice un saluto dalla bella Pesaro. Beh, Pesaro la conosco bene, Di che zona sei? Dimmi il quartiere, se non il quartiere in generale, una cosa generale, così ti dico se conosco bene. Vediamo, fammi vedere la faccia, se la conosco. No, faccia mi sembra di no. Avvicino così come un coso, perché guarda come ho le facce, ragazzi, c'ho così, non si vede niente. Allora. Allora, Fabrizio mi chiede, per avere un tuo CD, allora, due sono le strade. Una è il formato digitale, quindi lo trovi su iTunes, Google Play, lì tutti gli store digitali. Il disco lo trovi facilmente lì. L'altra, invece, è attraverso il mio sito internet e il sito di Universal Music, che è la casa discografica con cui abbiamo fatto uscire l'album. Quindi, o il mio sito metiuli.it, da lì trovi il link che ti porta sul sito, probabilmente, di Universal Music Italia, e da lì compri il disco e ti arriva a casa. Comodamente a casa, mi raccomando. Tra l'altro credo che sia anche su Amazon, non sono sicuro, ma non posso guardare perché se tolgo qualcosa non mi si smembra tutta la diretta, però sicuramente lo trovi su internet facilmente. Allora, vediamo un po'. Come posso reperire l'album Shake? Bravo, questa è una bella domanda. L'album Shake, ti do questa bella notizia, solo attraverso il mio sito internet lo puoi trovare. Se non lo trovi lì vuol dire che è uscito di produzione. Ora non mi ricordo se è uscito di produzione, onestamente. Potrebbe essere che forse ancora qualche copia in cantiere ci dovrebbe essere. Però fai l'ordine attraverso il sito internet, così sei tranquillo, ti arriva tutto a casa con tutto a posto. Allora, Cosimo, però hai guardato sul sito perché mi dici che non riesci a trovarlo. Secondo me dal sito riesci a prenderlo.
Oh, allora, Angela mi dice: ti vedrò al Cassero sicuramente. A presto, condiviso. Perfetto. Allora ci vediamo a Castel San Pietro Terme l'8 di febbraio al Teatro Cassero. Piano solo, sarà praticamente un clima talmente intimo e bello che chiacchiereremo un sacco. Suonerò una fraccata di brani. Quindi mi raccomando, non mancate se siete in zona perché sarà un bel concerto. Pochissime le sedi disponibili. Tanto che mi dicevano, forse apriremo una seconda data, il giorno dopo, il giorno prima, non lo so. Vediamo. Mauro dice: mi ricordo quando sei stato sul palco qui a Cernobbio con Davide Van de Sfros. Ah, mi ricordo anch'io, Davide, grande Davide. Lui ha sempre una grandissima carriera, io noi ogni tanto si vede, no? Il tempo non è mai tanto, però ogni tanto si incrocia la pagina Facebook, le cose, so che fa tante cose, sono felice, veramente un bravo artista e anche un amico, perché insomma ci conosciamo da tempo. Sì, Cosimo, è vero, su Amazon probabilmente c'è solo Pianoman. Infatti non era per quel disco lì, non devi andare su Amazon, quel disco lì devi andare sul mio sito, mattiuli.it. Anzi, visitate il sito perché da lì ovviamente avete link fondamentali per acquistare i dischi, avete delle corsie privilegiate con la newsletter, la newsletter vi serve per avere delle scontistiche varie, cose varie che vi arrivano e vi arrivano soprattutto le informazioni su tutti i concerti prima degli altri perché voi avete questo è un canale preferenziale. I fan più attivi si registrano alla newsletter e vi arrivano tutte le cose prima, quando esce un album, quando esce una cosa, un video, una storia, vi arriva anche la mail, così siete sempre aggiornati. Anche se io è vero che vi aggiorno sempre con le dirette, quindi adesso ogni lunedì, quando mi è possibile, farò le dirette. Quando non è possibile, farò le dirette lo stesso, solo non suonerò e non sarò nel mio studio, quindi sarò in giro e farò lo stesso. Allora, vediamo. Se poi ci sono dei cambi di programma, ve lo dico prima, con un post. Sia qui su Instagram che sulle storie di Instagram, vi faccio un post anche su Twitter e vi dirò che la diretta è cambiata. Allora, Enzo De Rosa mi dice: un saluto dalla mia band, la Rock and Billy Band di Benevento. Allora, vi saluto, grandi. Ma Andrea, mi fai un regalo? Hit the Road Jack, l'ho appena fatta. Posso farlo 2 volte, c'ho la diretta. Allora, quando ti sei connesso adesso? Allora, fammi sentire Elvis, adesso ti faccio un pezzo di Elvis, Roberto. Allora, fammi vedere. Allora, ciao maestro, complimenti, conosco anche tuo padre Massimo, avevo preso lezioni da lui, un salutone. Beaches Band, nonché Taxi 11 Pesaro. Eh sì, beh, mio padre ha avuto un sacco di allievi, ce li ha ancora adesso, quindi alla grande, alla grandissima. Gisella, a te, ti ho già fatto la dedica. Siamo già. Ah, la dedica di quando? Live, concerto. Allora. Luana Ciotti mi dice: ripeti il sito, mattiuli.it. Come si scrive? mattiuli.it. Ok? Mi raccomando, non sbagliate, non sbagliate. Mettete l'H, ragazzi, perché intanto l'altro giorno sono andato a fare Telethon con Paolo Belli, vado in camerino, non me ne ero manco accorto io ormai, pure io non. Me l'hanno detto via messaggio su Instagram. Faccio la foto al camerino, sai, tutti i camerini, tutti gli artisti, c'era anche il mio. Metti lì, scritto sul collo, senza H. Però vabbè, voi mettetela perché sennò senza H non viene fuori il sito. Allora, vediamo Porca miseria, stasera non posso venire, sono in convalescenza. Beh, stasera non suono io, però. C'è il concerto di Slim Jim Phantom, che è un grande della batteria, Stray Cats, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, venite. Ragazzi, io vi saluto con un branetto, una canzoncina, e poi vi do appuntamento al prossimo lunedì e ai concerti dal vivo. Li sapete, ve li ridico lo stesso: 18-19 Verile-Buisson in Francia, vicino Parigi. L'8 febbraio Castel San Pietro Terme. L'1-2-3 maggio, scusatemi, il 27 febbraio poi Belgorod in Russia. E l'1-2-3 marzo a Milano al Teatro Delfino. Poi arriveranno anche, ovviamente, ci sono anche altre date in questo periodo. Siamo un po' più scarichi di date proprio perché ci dedichiamo alla scrittura del nuovo disco. Quindi seguitemi sulle pagine perché posterò, farò storie, vi terrò sempre aggiornati. Non posso farvi sentire le canzoni originali prima che escano, però voi sarete sempre aggiornati su tutto quello che succede dietro le quinte. E mi piace così, mi piace starvi vicino, quindi così faccio. Va bene? Ok, vi canto una canzone, vi abbraccio e ci vediamo il prossimo lunedì in diretta e dal vivo, ok? E sulla pagina, mi raccomando, scrivetemi sempre. Quando avete domande, scrivete, fate. Io vi rispondo.
You know can be found sitting on the wall. And maybe you can come around. At least please telephone. Don't be cruel. I know how it's true. Baby, if I made you mad with some kind of mindset, well, please don't forget the past. If you look right here, don't be cruel. It's true. Oh, I don't know what I love. Baby, you just give out the girl. Oh, don't be cruel. Your heart is true. Oh, don't be cruel. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.